Non vi offendete se mi tolgo la giacca, vero? È vero che da protocollo un professore dovrebbe parlare con la giacca, però insomma, se dobbiamo parlare di cammino, no, bisogna anche un pochino sudarla la cosa, quindi. Allora, carità e sinodalità. Togliamo il primo che lo recupero alla fine. Ah, bravo. Dovrei ringraziarti per l'invito, così, e anche il ricordo di Giordano, così è stato un grande amico del passato, tenerlo presente, no, per le sue settimane teologiche e per la sua insistenza con cui voleva. Devi venire, l'avete conosciuto, ve lo ricordate, ma non metteva, come dire, contestazioni, devi venire, basta. Allora, vi dicevo, carità e sinodalità. Lascio la prima parola per il momento, la recupero alla fine spiegando perché voglio trattare soltanto per il momento di sinodalità. Perché il 10 prossimo, il 10 ottobre, inizierà questo cammino della Chiesa Universale che poi verrà rilanciato in tutte le chiese particolari, quindi anche a Pistoia, no, il 17, la settimana dopo, in maniera tale che, no, si mostri in questa doppia celebrazione, che è una realtà che riguarda tutta la Chiesa ed è una realtà che riguarda ogni Chiesa, perché ci dice il Concilio Vaticano II che la Chiesa Cattolica esiste nelle e a partire dalle Chiese particolari, perché nelle Chiese particolari che è presente il popolo di Dio servito dai suoi. Perché inserire un tema di questo genere all'interno di un festival come questo, del linguaggio del divino, no? Legato soprattutto a questo anno santo di San Giacomo e a questa dimensione del pellegrinaggio? Perché il termine sinodo, no, rimanda synodos, no, al camminare e al camminare insieme. La Chiesa intesa come popolo di Dio che cammina e che cammina insieme. Allora, prima ricordavamo alcune vie, la Porrettana, a qualsiasi altra via, no, che ci porta in un luogo. Il luogo verso il quale la Chiesa è diretta è il Regno di Dio. Allora vorrei collegarmi un momentino a quella idea di Chiesa nella quale sono nati i pellegrinaggi, i cammini, e la nostra Chiesa, o l'idea di Chiesa che dobbiamo avere noi, che deve recuperare questa immagine dinamica. In realtà è interessante pensare che i cammini nascono, pensate al cammino di Santiago, quello che, con cui voi siete più strettamente collegati, ma anche agli altri cammini, cammino qui della Francigena, dall'altra parte, la Romea, quello che ne sia, nascono in una chiesa che in realtà è immobile, è ferma. In un modello di chiesa che non prevede lo spostamento, e semmai se prevede lo spostamento lo prevede perché bisogna andare a conquistare i luoghi perduti, i luoghi dell'identità cristiana. Gerusalemme, il Santo Sepolcro, su questa base sono fatte anche scelte, no, complesse, su cui dovremmo avere anche un giudizio un po' meno polemico, un po' meno severo, no? Che è quello delle crociate, perché se per certi aspetti, come dire, sono stati commessi dei delitti, delle nefandezze anche, per altri, no, quel mondo, no, in certo qual modo giustificava, non è che è stato da una parte soltanto, no, che si è compiuto, no, un insieme di gesti, e non è che tutti nella società di allora fossero San Francesco, che era capace di partire, di lasciare la sua Assisi per andare dal Soldan Superbo, no, a predicare la pace. In realtà poi andava a predicare una pace,
che quelli che stavano dietro di lui non erano in grado di realizzare. Vengo da Cordoba, no, ieri sono partito perché per questa questione della sessualità uno deve andare in giro a presentare, no, e lì mi sono trovato, ad esempio, dentro la meschita, no, una impressione incredibile, no, per l'incrocio di tutte le culture. Sotto la chiesa, la prima chiesa di San Vincenzo, ma probabilmente c'era un tempio romano, perché sapete che quando un territorio è reso sacro, così, o rimane sacro per tutti, oppure no, viene quasi consegnato all'abbandono, così, in maniera tale che non ci si possano fare, no, delle cose che non riguardano appunto il sacro. Solo noi siamo capaci di fare questo, non so, nella Europa del Nord, dove si vendono le cattedrali e ci fanno dentro un pub, che è una cosa, vorrei dire, per certi versi incomprensibile. Allora, no, lì in quel luogo, no, prima il tempio pagano, poi la chiesa cristiana, poi la meschita, che viene costruita, viene allargata, pensate, 24.000 metri quadrati, no? E poi dentro la meschita ancora, siccome non c'è stato uno scontro, no, di religioni, ma c'è stato un incontro, una consegna della città in pace, no, così, e diventa cattedrale. Adesso sì, ci sono un po' di polemiche, siccome c'erano prima gli altri bisognerebbe restituirli, no, ma al di là di questo, no, si comprende come lì proprio in quella città forse si capisce quello che intendo dirvi. Perché? Perché prima è stata la capitale della regione, della provincia, dicevano i romani, della provincia betica, quindi proprio la parte dell'Andalusia, no? E lì c'è il ponte romano che passa sul Guadalquivir, il Betis dei romani, impressionante, no, avevano costruito la loro grande, grandissima città. Poi, secondo passaggio, arrivano gli arabi, no, arriva il passaggio prima, è stata addirittura dei visigoti, no, così, che l'avevano trasformata in una loro capitale, del loro regno. Poi gli arabi costruiscono questa grande capitale. E cosa accade quando si costruisce una capitale, quando si costruisce un regno? Si costruiscono le mura, si costruisce il palazzo imperiale, il palazzo del re, cioè si costruisce qualche cosa che determina il fermarsi, lo stabilire una situazione di blocco, di sicurezza, di sedentarietà, se volete. Quindi poi nascono i tribunali, nasce la forma della difesa, l'esercito, no? Tutto quello che serve a un regno per essere consistente, capace di protagonismo nella storia, rilevante in tutte quelle che sono le situazioni complesse che ci si trova a vivere. Quindi potremmo dire, in questo contesto, no? Vedete, se anche la Chiesa si pensa così, no, diventa una Chiesa bloccata, no? Una Chiesa che non cammina, anzi una Chiesa che si identifica con il Regno. E perché dico questo? Perché nel secondo millennio, parlo soprattutto di quella che è la Riforma Gregoriana, e la scelta della Chiesa è stata esattamente quella di ricercare la sua libertà da quello che era il potere politico, il potere dell'imperatore. E dalla svolta costantiniana in poi, no, la Chiesa diventa una Chiesa di Stato, e siccome tutti sono cristiani, il capo della Chiesa chi è? Il capo del popolo cristiano? Esattamente il principe, no? In ragione del principio di solidarietà, il principio di rappresentatività. In questo senso, allora, in questo principio di rappresentatività, il principe è colui che rappresenta Dio presso presso il Padre stesso, per Dio stesso, no?
no? E rappresenta Dio presso il popolo, no? Rappresenta il popolo presso Dio e rappresenta Dio presso il popolo, è il mediatore, è il vertice di tutta questa struttura gerarchica. Per intenderci, se vogliamo, mi pare che anche a Pistoia c'è una chiesa che è una chiesa romanica, la cattedrale che è romanica. La cattedrale che è romanica, le cattedrali romaniche avevano un concetto gerarchico molto stretto, perché? Perché rappresentavano che cosa? Un corpo, perché la chiesa è il corpo di Cristo, un corpo steso per terra, supino, dove il presbiterio, no, con l'abside tonda, no, è esattamente la calotta granica, l'abside, no, e quindi il presbiterio è il capo, no, che è Cristo stesso, no. Il corpo, no, è la navata, e nella navata che cosa accade? No, in alcune chiese romaniche c'è proprio un gradino a quella distanza lì, no, che indica che qui è lo spazio degli uomini, mi dispiace, dietro era lo spazio delle donne, e poi magari davanti lo spazio dei nobili, no, dei principi, a dire, no, c'è proprio una strutturazione gerarchica del corpo, con chi comanda, chi obbedisce, no, chi è posto in quella condizione, ma il principio che regola questa visione di chiesa è esattamente quella della realizzazione del regno. Perché? Perché i grandi papi, no, così, pensate a un papa toscano che è Gregorio VII, il Soana, che inizia, no, questa riforma, questa seconda parte della riforma, no, e che cosa fa, che cosa comprende? No, che per rendere libera la Chiesa, anche libera di camminare, bisogna liberarla da questi vincoli, no, dei potenti, quindi dell'imperatore, dei principi, che nominano i pastori e li vincolano ai loro interessi. Al grido della libertas ecclesiae, che cosa succede? Esattamente che si sostituisce all'imperatore il Papa, e il Papa diventa il principio di riferimento di tutti, no, così. E che cosa succede? Si costruisce una chiesa che è piramidale, Papa al vertice, sotto i cardinali, sotto i vescovi, sotto i preti, sotto i fedeli. Principio verticale, qual è? Autorità. Principio ascendente, qual è? Obbedienza. Chi sta sotto deve obbedire chi sta sopra. Ci siamo? In una situazione bloccata, che è quella di una chiesa che non può muoversi, perché qui deve difendere gli spazi. E si capisce in questa situazione il Papa, questo Papa attuale, che contesta il clericalismo quando dice, no, che è occupare spazi piuttosto che avviare processi. In realtà tutto il secondo millennio è stata un'occupazione di spazi. Vi faccio un altro esempio. Metà del secondo millennio, quella che veniva chiamata la peste protestante. Quindi il rischio di inquinamento, no, del cattolicesimo. Qui si sente fino a un certo punto. Io vengo ad esempio da una valle lunga 80 km, no, vicina alla zona della Svizzera e del Trentino, dove prima del Concilio di Trento c'erano 5 piedi, 5 e mezza, perché una non si sa se è riconosciuta come piede o meno, quindi su 80 km. Dopo il Concilio di Trento, no, andiamo intorno al centinaio di parrocchie. Cioè, in ogni piccolo borgo, no, nasce una chiesa per fare che cosa? Per difendere. Ora, no, vicino a questa valle, no, proprio, anzi, parte di questa valle, c'è il gruppo dell'Adamello. E se qualcuno ha studiato un poco di storia, sa che lì si è fatta la guerra di posizione. Nella guerra di posizione, la prima guerra mondiale, no, chi stava di qua e chi stava di là, no, si ammazzava per pochi centimetri di terra. Chi andava avanti, poi si tornava indietro, poi si andava avanti, poi si tornava indietro, ma si era sempre lì con un tiro alla fune. Cioè, se tu volevi andare da qualche parte, non potevi andare perché? Perché dovevi difendere un confine, perché
dovevi difendere una struttura, perché dovevi difendere un regno, perché dovevi difendere una capitale, perché dovevi difendere una reggia, perché dovevi difendere un re. Non si può camminare. L'identificazione tra Chiesa e Regno di Dio, che è stata quasi obbligata perché il Papa è diventato un imperatore. Prima il Papa aveva un valore, ma aveva un valore soprattutto simbolico, poi era il vescovo della sua Chiesa, no? E quella Chiesa, siccome non era mai venuta meno alla fede, no? Era riconosciuta come quella che in certo qual modo indicava la strada alle altre, e si riconosceva al Papa un diritto che era quello di emanare i decreti fatti dai concili, questo nel primo millennio. Quei passaggi hanno determinato il crollo dell'impero romano, tutto quello che ne è venuto, hanno determinato una situazione, no, di sostituzione da parte della Chiesa di quelle strutture dell'impero che ormai non funzionavano più. Il termine diocesi, ad esempio, non è un termine inventato dalla Chiesa, è un termine proprio dell'impero romano, perché le province erano esattamente, no, diocesi, erano chiamate diocesi, no? Il raggruppamento di un determinato territorio. E che cosa succede? Quando crolla l'impero in Occidente, il vescovo più importante generalmente, prende anche le redini dal punto di vista, diciamo, della convivenza civile, e svolgono una funzione strepitosa dal punto di vista anche della saldatura tra la custodia di una cultura, quella romana, no, e i nuovi parvenu, i barbari, no, così, sangue vivo, sangue forte, no, su un vestito ormai logoro, no, però i vescovi fanno questa operazione straordinaria. Per questa operazione molti vescovi diventano vescovi principi, vescovi conti, vescovi marchesi, no? E siccome l'impero, il nuovo sacro romano impero, non è un impero costruito sulla base di una struttura di, diciamo, di continuità territoriale, ci sono dei principati, i principi meglio insieme che da soli, si mettono d'accordo e eleggono un rappresentante che è l'imperatore. È una figura rappresentativa, non è una figura, come dire, è come il re sole, il re assoluto che possiede tutto, no? È il principio della personalità corporativa, no? Questo, ogni principe rappresenta il suo popolo, no? Sapete, verrà anche dopo questo principio, cuius regio e ius religio. Qual è la religione del principe? Quella sarà la religione del popolo, e in ragione di questo, no, sono fatte di quelle mattanze incredibili, o di quegli esodi, no, di popolazioni da spaventare. Allora, in questa direzione, immaginate bene, no, qual è la situazione: il tutto è bloccato. È bloccato perché? Perché l'elemento è quello della polemica, l'elemento è quello dell'apologia, l'elemento è quello della difesa del territorio, della difesa degli spazi a proprio favore, il proprio spazio, perché altrimenti in una situazione così conflittiva ci si ammazza. Perché devo essere io a morire? Difendo il mio e proviamo, no, a custodire questa grande, grandissima tradizione, questa forma di vita, no, significativa, eccetera, 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 no, quante ne sono le testimonianze che noi ci troviamo a vedere anche noi in questo nostro passaggio di vita. Che cosa è accaduto? No, una strutturazione della Chiesa così, naturalmente, ha privilegiato un elemento, quello visibile rispetto a quello invisibile. Quello invisibile si celebrava qui. Poi magari qui non c'è tutta questa simbologia, ma probabilmente in San Francesco, in San Domenico, nella cattedrale, no, tutto questo aspetto è molto forte. No? Già il fatto di ricordarvi che la cattedrale romanica è un corpo, è l'immagine di un corpo, no, che rappresenta esattamente la unità di coloro che appartengono a questo corpo, no, dal punto di vista simbolico è particolarmente significativo.
Però questo elemento simbolico è riservato soltanto alla liturgia. E la liturgia, oltretutto, voi sapete, qualcuno se lo ricorderà, no? Così perché magari ha qualche anno più di me, che prima del concilio non era partecipato. Era una faccenda dei preti, così nel presbiterio, celebravano con le spalle all'assemblea, che il popolo di Dio viveva di che cosa? Di briciole. I fedeli vivevano di briciole. Se i preti non spiegavano il catechismo come era stato loro richiesto dal Concilio di Trento. Allora, guardando questa prospettiva, voi vedete un po', è una situazione che sottolinea l'elemento istituzionale, dimentica la grandezza della Chiesa come corpo di Cristo, come tempio dello Spirito, come realtà viva di un organismo che continuamente si rinnova. Perché? Perché c'era stato un altro problema, e chiudo questa parte storica. Il problema era proprio lo scontro, essendo la gerarchia diventata questo corpo, quando si parla di cardinali come principi della Chiesa, si capisce, no? Questo corpo sopra il popolo di Dio, sopra i fedeli, no? E con potere, anche con tantissima ricchezza, quasi collocati in una superiorità che incuteva timore, è evidente che i più forti contestatori di questo sistema potevano essere coloro che volevano una vita povera, evangelica. La frase è il ritorno alla evangelica vivendi forma. Ad esempio, qui a Pistoia ci sono le chiese, probabilmente non ci sono più gli ordini dei domenicani e dei francescani, piazzati alle porte della città. Perché? Perché sono esattamente ordini mendicanti che si devono dedicare ai pellegrini. I preti dentro le mura della città, no, occupano le parrocchie, i preti diocesani dicono: voi siete gli ultimi arrivati, occupate le porte, occupatevi dei pellegrini, no? E in questo, no, loro svolgono una funzione a favore, no, di coloro che si affidano alla loro spiritualità, in una modalità, no, che mostra qual è stato il problema grande. Non so se voi avete la conoscenza del Medioevo degli ordini mendicanti. Sì, probabilmente. Non so se sapete che provengono da movimenti pauperistici. Non tutti i movimenti pauperistici sono diventati ordini. I valdesi sono diventati eretici, no, secondo, no, un'impostazione polemica, cioè hanno lasciato la Chiesa, sono stati espulsi dalla Chiesa in quel tempo. Oggi manteniamo un dialogo fruttuoso. Perché? Perché non erano in accordo con la gerarchia, cioè si sosteneva una ecclesia spiritus, una chiesa dello spirito, contro la chiesa istituzionale gerarchica. E questa chiesa dello spirito, no, richiamava esattamente lo spirito che ispira la povertà, tre cose: la povertà, la vita comune, l'annuncio del Vangelo. La povertà, la vita comune, l'annuncio del Vangelo. Se volete, potete mettere anche un nome qui, Francesco, il poverello di Assisi. Ma tutti questi movimenti vivevano questo, e vivevano che cosa? All'interno di una chiesa bloccata, il pellegrinaggio. Che cosa facevano? A due andavano. Sapete come sceglievano la direzione da dove andare? Non lo sapete. Giravano su se stessi, no? E dove, avendo girato, si fermava la direzione, andiamo in quella parte. Se girando, no, questa era la direzione, andavamo a questa parte. Perché non fa differenza la direzione, la differenza la fa l'incontro con le persone. Un incontro con le persone che sarà risolto sulla base di che cosa? Pace e buono. Pace e bene, e l'esortazione di una vita santa.
Quindi vedete, all'interno di una chiesa bloccata c'è il pellegrinaggio. Questi movimenti pauperistici, perché non diventino troppo sovversivi all'interno della chiesa, vivono una trasformazione. La gerarchia dice loro: guardate, non dovrete dipendere dal vescovo, dovrete dipendere soltanto da Roma, però per dipendere soltanto da Roma vi dovete fare preti, la clericalizzazione. Quindi una strutturazione in quella maniera, quindi diventano ulteriormente vincolati, non possono contestare troppo l'istituzione, devono fare che cosa? Dimostrare all'interno della Chiesa che sono santi, cioè che camminano verso il Regno. Una Chiesa così è una Chiesa che fatica. Perché? Perché diventa una trasmissione di comandi. Il Papa che comanda funzionerebbe, funzionerebbe. E, però di fatto è un sistema gerarchico. C'è un altro sistema uguale gerarchico, che è quello che in Italia. Può essere solo questo la Chiesa. In continuazione, soprattutto da tantissimo tempo, è come se fosse un fiume carsico che passa, no? Poi a un certo punto, puff, no? Riemerge il XX secolo, ma non solo il Vaticano II è il punto di arrivo, no? Di questa realtà. E si domanda, ma la vita? La vita in Cristo, la vita liturgica, no? E la vita associativa, è un cammino che sia davvero partecipato, vissuto, tutto questo, no, da tanti movimenti di rinnovamento della Chiesa e di ritorno alle fonti, trova nel Concilio, no, questa riemersione. Che fa che cosa? Mette insieme due elementi. Molti spiegano dicendo il Concilio elimina, no, la parte istituzionale per affermare quella teologica, no? Mette insieme i due elementi. E in questi due elementi messi insieme, che cosa succede? È qualcosa di veramente impressionante. No, si permette a una struttura bloccata, no, condizionata, di rimettersi in moto, comprendendosi come realtà viene da Dio, perché non è soltanto un'istituzione, in realtà prima era un'istituzione dentro la quale bisognava immettere l'elemento sacramentale, diciamo. E il Concilio vorrebbe presentare questa realtà invece esattamente come una realtà viva, no? Che vive di che cosa? Della grazia di Dio, vive dalla presenza dello Spirito, recupera la presenza dello Spirito e comincia a dire, ecco, la Chiesa è questo corpo. La prima immagine che viene utilizzata, anche ripresa dall'enciclica di Pio XII, è quella di corpo di Cristo, vivo, vivo, vivo. No. Ma questo corpo di Cristo vivo, no, poi deve comprendersi nella sua identità, non è soltanto, come dire, sappiamo fare delle cose, siamo vivi, ma è una realtà ben diversa, che è quella di comprendere da dove arriva questa vita. Arriva da Dio stesso. La Chiesa di Dio è Ecclesia de Trinitate, unità del Padre, del Figlio e dello Spirito, manifestata dalla nostra concordia, lo stare insieme, ma questa concordia non è ferma qui, stiamo bene insieme. Che cosa succede? Una cosa spettacolare. A un certo punto, no, ricomprendendo il Nuovo Testamento, ricomprendendo la prospettiva della Chiesa, così come l'ha voluta il Signore, morto ma risorto, che dona lo Spirito, si capisce, no, che la Chiesa non è tempo, che la Chiesa non è il Regno di Dio. Il secondo millennio, abbiamo detto, è fondato sull'identificazione Chiesa-Regno. La Chiesa è il Regno di Dio qui. La ricomprensione teologica della Chiesa dice la Chiesa non è il Regno di Dio, ma è questo Regno soltanto in germe, è l'inizio del regno, è germe, inizio, e quindi c'è la dinamica del seme,
per fare un albero ci vuole un seme, per fare un seme ci vuole un frutto, per fare un frutto ci vuole un albero. No, inizia la circolarità di questo genere, perché il regno dov'è? No, la montagna di qua. Il regno dov'è? La chiesa dov'è? Quindi questo è. Nel momento in cui si risepara chiesa e regno, perché la chiesa non è il regno, la conseguenza qual è? Che la chiesa deve concepirsi come realtà in tensione, realtà in cammino, popolo di Dio in cammino verso. Qui metto a servizio la mia esperienza di camminatore in montagna. Quando noi abbiamo identificato la montagna, la vetta è una, vero? La vetta è una. Quindi per arrivare in vetta c'è una sola via? Domando a lei. Lei può inventarsi tutte le vie che vuole, tutte le volte può cambiare la via, perché? Perché in realtà, no, quel punto da raggiungere, io lo raggiungo in libertà, secondo come sono le mie capacità, le mie possibilità, eccetera, eccetera. Poi io amo spesso andare da solo, no? Perché questo mi libera la testa, posso pensare. Però quando vado con i bambini, perché mi picco di insegnare i bambini a camminare in montagna, allora devo scegliere una via. E devo scegliere una via che sia proporzionata a tutti, in maniera che tutti possano arrivare sulla vetta. Allora in fondo il gioco è questo. Noi siamo chiamati ad arrivare alla vetta, chi salirà il monte del Signore, chi raggiungerà il suo luogo santo. E per arrivare alla vetta, no, ciascuno ha le sue capacità, ciascuno ha le sue forze. Immaginate se c'è qualcuno da portare su, non da portare giù, da portare su. Perché là è il punto di arrivo, là è la nostra casa, no? Allora, per arrivare là, no, bisogna avere capacità di andarci insieme. Allora, il recupero da parte del Concilio della categoria di popolo di Dio, di popolo di Dio che cammina verso il regno, domanda quasi come conclusione, no, esattamente, no, quella del muoversi insieme, del camminare insieme. Ora, voi capite, se tu sei abituato da secoli a stare seduto, non so se voi osservate i ragazzi di oggi. Se voi raccogliete dei ragazzi in un luogo, la prima cosa che i ragazzi fanno qual è? Sedersi. La prima. E non guardano nessuno se c'è magari qualcuno più anziano, qualcuno che abbia bisogno di sedersi. Occupano tutti gli spazi, no, occupabili per, scusate, il sedere. Si siedono. E se li devi muovere per andare da qualche parte, una fatica terrificante, perché? Perché sono abituati a stare seduti, perché sono sedentari. Allora, una chiesa che è stata sedentaria, no, per tanti secoli, rimetterla in cammino, devi convincere la persona che non vuole muoversi, che muoversi è bene, che muoversi è necessario. Ieri, mentre ripartivo dal collegio, perché siccome sono cattivo mi hanno rimesso in collegio, no, durante la settimana, quando devo stare a Roma, abito presso un collegio sacerdotale, dove svolgo anche un pochino di servizio come prefetto agli studi, aiutare un pochino il consiglio degli studenti, no? E uno degli studenti, un prete, che mi fa vedere la fotografia di com'era 5 anni fa.
cioè mi dice 33, chi li fa? E dico, cosa ti ha convinto? Una toccata al cuore. Perché quando stavo giocando con i ragazzi mi è venuto un affanno, no, una tachicardia, e il medico mi ha detto, ragazzo, o abbassiamo il peso oppure. Quando uno ha il coraggio di smettere di fumare, quando arriva la schicchera, cioè ci vuole un fatto quasi traumatico per cambiare le abitudini. Ora voi immaginate una chiesa abituata a stare seduta se si rimette in cammino. Una fatica terrificante. E guardate, tutto il post-concilio, no? La difficoltà a comprendere, no? Questa ecclesiologia. Questa idea di una chiesa che sia un popolo di Dio che cammina. Perché? Perché siamo abituati al nostro, siamo abituati a un ritmo, siamo abituati a fare delle cose, a ripetere delle cose, funzionano sempre quelle cose, poi ti arriva una pandemia e ti svuota la chiesa. Eravamo preoccupati, no, per i battesimi, per il numero dei partecipanti, si abbassano tutto, arriva la pandemia e ti svuota, no, completamente. E devi ripensare la questione. In questo contesto, no, che cosa è successo? Che è maturata questa sensibilità, almeno come esigenza. La faremo poi? Non lo so. Le chiese lo faranno questo cammino? Non lo so. Però è maturata questa esigenza, ed è maturata come? Ricordate quando è stato eletto questo Papa? Dopo una situazione drammatica del pontificato di Papa Benedetto, il quale ha lasciato, no? Ha rassegnato, no, a ha rinunciato alla funzione nella sua libertà, e rinunciando alla sua funzione, come dire, ha consegnato al nuovo Papa un plico di faldoni, così, con tutte le questioni sospese, tra cui soprattutto la riforma della Curia, che ancora non è arrivata a capo. Ma vabbè, non è quello forse la questione principale. Nella sua volontà di voler forse stare vicino ai poveri, alle situazioni di sofferenza e di tensione nelle famiglie, ti convoca un sinodo sulla famiglia, prima un sinodo straordinario, poi un sinodo ordinario sulla famiglia di nuovo, tenendo, no, quasi in scacco, no, tutti coloro che erano impegnati in questa riflessione. E mentre domanda questa cosa, ci sono cardinali che cominciano a contestarlo e cominciano a dire no, perché la dottrina non si tocca, perché è una situazione di tensione. In questa situazione di tensione, no, questo uomo che cosa dice? No. Perché lo accusavano di voler cambiare la dottrina con la disciplina attraverso un cambio della disciplina. E diceva, ma se c'è lo Spirito, ascoltiamoci. Ascoltiamoci. E va avanti con questa situazione. Il 17 di ottobre, quindi arriva presto l'anniversario del 2015, ricordando i 50 anni dell'istituzione del Sinodo dei Vescovi, ti fa un discorso che dice, la sinodalità è il cammino che il Signore si aspetta dalla Chiesa del terzo millennio. Quindi significa che questo Papa divide la storia in tre tappe, primo millennio, secondo millennio, terzo millennio. Il primo millennio è stato caratterizzato, no, da una esperienza sinodale che poi è andata, no, per certi aspetti complicandosi e finendo a causa delle realtà che vi ho spiegato. Il secondo millennio ha avuto bisogno di distaccare la Chiesa da quella presenza troppo ingombrante del potere politico dentro la Chiesa, no? E cammina e riconsegna alla Chiesa alcune cose chiare. Primo, che c'è
una funzione, la funzione petrina, e quindi un uomo all'interno della Chiesa, che è principio visibile di unità dei battezzati e dei vescovi e delle chiese, il Concilio offre a questa indicazione la sostanza teologica per dire c'è un collegio dei vescovi, c'è il popolo di Dio che cammina, dice allora facciamolo camminare. Perché? Per camminare questo popolo ha bisogno di essere convinto della destinazione e di essere convinto che tutti sono protagonisti di questo cammino. E quindi dice in quel discorso, perché il popolo di Dio è un popolo che cammina verso il regno, per sapere dove dobbiamo andare, verso la meta, bisogna che scegliamo, perché la meta ci porta il Signore, ma dobbiamo, siccome non la vediamo, bisogna sceglierla, dove, che strada fare, meglio questa o meglio quest'altra? Bisogna ascoltarsi. Ascoltandosi si riconosce perché c'è chi conosce di più, c'è tu che hai più esperienza, lui che ha sentito una cosa, lei che ha raccolto un'altra indicazione, le mettiamo insieme e viene fuori che la via migliore da percorrere è questa. Chi deve fare la sintesi? La pistoia la fa il vescovo con il suo presbiterio, la coscienza di essere una chiesa che deve camminare unita, cresce, e per camminare non bisogna stare alle opinioni, bisogna stare alla volontà di camminare. Dobbiamo mettere nello zaino le poche cose che abbiamo a disposizione, giuste per il cammino, e andare. Io, ma perché devo lasciare le cose che ho qui, che stanno tanto bene? Perché qui non è casa tua, perché la casa è un'altra, e noi siamo chiamati a camminare, ma non è soltanto una questione di mettere dei passi, è di mettere delle prassi. A passi bisogna aggiungere una R, delle prassi che anticipano il regno di Dio, che dicono che stiamo camminando verso quel regno. E le prassi quali sono? Giustizia, pace, libertà. Cioè, una chiesa che non deve mostrare soltanto i sacramenti, ma che ricevendo forza dei sacramenti, ricevendo forza dalla parola di Dio, è capace di attuare un modo di presenza in mezzo al mondo che è esattamente quella di Cristo. Perché il Concilio ci dice che il popolo di Dio è un popolo messianico, la cui legge è quella dell'amore, il cui statuto è quello della libertà, e il capo è Cristo, e il fine è il regno. Vedete come torna? Allora, il cammino sinodale che cos'è? È un'offerta in questo senso, di dire, Chiesa di Dio, non sei il regno di Dio, ma sei germe e inizio. Per essere germe e inizio, un germe non può rimanere. Poi sembra paradossale, un germe va messo nel solco, una realtà deve crescere, un cucciolo cresce e diventa capace di movimento. Chiesa non può rimanere bloccata in una situazione di comodità, con i diritti acquisiti, con i poteri acquisiti, con le posizioni acquisite, ma deve essere una chiesa nomade, capace di cammino. Sono stanco, non ne ho voglia. Una volta mi hanno mandato sapete quei piccoli video con tutte quelle storie che mettono su, di una mamma che chiama il figlio a svegliarsi. Antonio, sono le 9. È ora di andare a messa. Lasciami dormire. Antonio, sono le 9:15, è ora di andare a messa. Lasciami dormire. Antonio, sono le 9:30. Antonio, tra poco inizia la messa.
ma lasciami dormire, Antonio, non è colpa mia se tu hai scelto di fare il prete. Beh, le nostre comodità prima, evidentemente, no? Il mettersi in cammino. Ecco, la sinodalità è esattamente questa. E il cammino è un atto d'amore. Perché se noi dobbiamo andare verso, e guardate, nella chiesa bloccata c'erano coloro che testimoniavano l'amore in maniera straordinaria. Qui siamo in Toscana, le misericordie non erano una cosa laica nel senso che intendiamo noi, ma laica del popolo di Dio che sapeva curarsi e piegarsi sulle ferite e sulle debolezze di un popolo che magari era molto più povero di noi e molto meno egoista di noi. Allora, rimetterci in cammino, questo diventa davvero straordinario. Allora, l'offerta qual è? Da quel discorso del Papa, lui dice, questo popolo di Dio in cammino, noi dobbiamo fidarci che ha una capacità, un istinto, un fiuto, in teologia si chiama sensus fidei, cioè una conoscenza che nasce dall'esperienza della fede. E più si ha esperienza, più si conosce, più si può contribuire. Che permette ai pastori il discernimento perché invece di pretendere di ascoltare Dio da soli nella cappella, no, l'ascolto della parola di Dio va accompagnato all'ascolto del popolo di Dio. Da questo ascolto nasce la conoscenza della tappa che dobbiamo fare e di tappa in tappa stiamo camminando, potremo camminare verso il regno di Dio, cioè recuperare quella comprensione che la Chiesa non è regno di Dio, che la Chiesa è popolo di Dio che cammina verso il regno, che camminando verso il regno bisogna interrogarsi qual è la strada da percorrere, che una volta scelta la strada da percorrere bisogna percorrerla, perché altrimenti è tempo perso, no? E non stare lì seduto a dire qualcuno verrà a prendermi, no? Perché mettersi seduti dicendo che qualcuno venga a prendermi è un atto di egoismo, non un atto di carità, e non si può pretendere la carità dagli altri, ma bisogna essere noi a fare l'atto fondamentale di carità, che è quale? Vedete, noi abbiamo ancora una concezione individualistica della carità. Aiutare il singolo, e va bene aiutare il singolo, ma la carità più grande è permettere che un soggetto collettivo che si chiama Chiesa sia davvero un soggetto che può camminare. Quindi non mettergli sopra pesi o non produrgli stiramenti, slogature, fratture, in maniera tale che sia questo popolo che cammina, che va, che raggiunge, no, la sua meta. A questo ci dobbiamo educare, non siamo educati nessuno. Non è educato il Papa, perché? Perché arriva da un'esperienza, oltretutto quella dei gesuiti, è molto precettiva. Non sono educati i vescovi, non sono educati i preti, non è educato il popolo di Dio a questo. Dobbiamo renderci conto che è talmente importante che tutti ci dobbiamo educare a questo. È una conversione mentale. È l'idea che prima ci dobbiamo fermare, ascoltarci. Da questo nasce una comprensione condivisa della vita cristiana. È una decisione condivisa, e questa decisione condivisa la facciamo tutti pedalando. Questa è la sinodalità. E sinodalità nella carità significa che siamo capaci di mettere insieme con un intento, con una disponibilità piena, questa decisione, in maniera tale da essere un popolo che cammina. Che cammina come? Un popolo universale che cammina, questa è una concezione grande. Poiché la Chiesa è una Chiesa di Chiese, ogni Chiesa è chiamata a camminare. Per questo il Papa apre il 10, domenica quell'altra, il cammino sinodale per tutta la Chiesa, domandando che ogni Chiesa il 17, cioè la domenica dopo, inizi il suo cammino attraverso che cosa?
una celebrazione, perché è un popolo di Dio, non è un popolo qualsiasi in cammino, no? Quindi nella celebrazione tutti uniti, il popolo di Dio con il suo pastore, no? E il presbiterio che lo cerca, gli altri ministri, no? che ne sia, ma questi sono gli elementi che articolano, no, l'identità di una chiesa che vive all'interno di questa situazione, di questo territorio, all'interno di questo territorio della Carnivale. Il problema dei vivai, un'altra chiesa non ce li ha. Vivai. A Pistoia non è pieno di vivai di piante. Poi nella chiesa che io ho costruito ci sono i pioppi cipressini, no i pioppi, i carpini cipressini che vengono da Pistoia. Fatti venire la pistola, stavano intorno alla chiesa in questa maniera. Certo, no, se manca totalmente l'acqua, i vivai se ne vanno. Se c'è una crisi, come dire, di tanti settori, no, c'è una crisi legata al lavoro. No? Una chiesa che non si interroga sulle situazioni contestuali, no, non è una chiesa. Celebra delle liturgie, riempie, diciamo, dei bisogni, ma non realizza un cammino di un popolo. Quindi ogni chiesa, interrogandosi, dice: ma cosa stiamo facendo per camminare insieme? Allora la segreteria ha, come si chiama, il tonton, come si chiama quando metti quell'applicazione sul telefonino? No, Google Map. Non mi veniva, perdono. Ha fatto un piccolo libretto di Google Map e dire: la sinodalità è questa e il cammino da fare è questo. Un'indicazione di percorso, ma non... Poi tu puoi farlo come vuoi, puoi accenderlo, non accenderlo, e puoi fidarti del tuo senso di orientamento. Poi alla fine come chiesa bisogna recuperare questa gioia del cammino. Se voi magari insieme con questo vi leggeste di nuovo, se l'aveste mai letto, il testo del Concilio sulla Chiesa, la Costituzione e l'Emergenza, nel capitolo primo, io ai miei studenti provo sempre a dirlo, poi non so se lo fanno, spero, no? E al capitolo primo, quando si parla della Chiesa mistero, e sottolineo che alla fine di ogni paragrafo c'è sempre questa dimensione escatologica, che non è una parolaccia, no, è l'orientamento verso il compimento, verso il regno di Dio. Sempre popolo di Dio in cammino, in pellegrinaggio che va verso. Ecco, se recuperiamo questo, oltretutto abbiamo recuperato anche una sana vita essenziale, perché per andare in montagna non ti puoi portare tutto, ma devi misurare lo zaino con le tue forze e con la lunghezza del cammino. Siete parte, credo, della Chiesa di Pistoia. Fate questi linguaggi del divino, questi incontri, no, belli, no? Mi sembra, io ho visto un programma veramente interessante. Se è per diletto, va bene, ma se è per recuperare la gioia di camminare,